Domenica 7 luglio 2019, 188esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Claudio da Ostia. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Claudio. Il nome ha origine sabina e significa zoppo. Il numero portafortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 7 luglio del 1881 viene pubblicato per la prima volta nella versione definitiva il libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. Nella prima versione infatti non era un libro per l'infanzia e il burattino moriva impiccato a causa dei suoi innumerevoli errori. Il libro, che si presta a una pluralità di interpretazioni, è un capolavoro mondiale che ha ispirato centinaia di edizioni, traduzioni in 260 lingue, trasposizioni teatrali, televisive e animate, come quella di Walt Disney. Ha reso nozioni largamente comuni idee come quella del naso lungo del bugiardo. Tra i giudizi favorevoli, quello di Benedetto Croce, che reputò il libro una fra le grandi opere della letteratura italiana. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo il grande Vittorio De Sica, nato a Sora il 7 luglio 1901. Tra i cineasti più influenti del cinema italiano e internazionale è stato inoltre attore di teatro e documentarista. È considerato uno dei padri del neorealismo e uno dei maggiori registi ed interpreti della commedia all'italiana. Le frasi del cinema. L'amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo, del mare o di un altro qualsiasi mistero. È l'occhio con il quale vediamo, è il trasgressore del santo, è la luce all'interno del colore. Dal film The Million Dollar Hotel. Proverbio del giorno. Il dolore è come un tesoro, lo si mostra solo agli amici. Proverbio del Madagascar.